Suviano, con la copertura di 2 campi da tennis in terra battuta, amplia l'offerta sportiva nel periodo invernale. Antonio De Bari, sindaco del comune di Suviano, giornata piacevole ma importante soprattutto per i bambini ma anche per le famiglie e per tutto il paese di Suviano. Qui si è aperto un altro centro, un punto di aggregazione sportiva, e sappiamo in questi momenti dove i ragazzi non sanno mai dove andare e i genitori non sanno se vanno a giro, guarda, qui abbiamo un punto dove si può giocare in sicurezza. Abbiamo un'ottima squadra, c'è un'ottima associazione. Hanno ottenuto dei bellissimi risultati, sono molto aggreganti, perciò so che seguite da tantissimi genitori, tantissimi bambini, perciò c'è un grandissimo entusiasmo a questo evento. L'amministrazione ha voluto dare 2 campi al coperto per poter anche nelle giornate invernali per poter far venire anche a giocare su questo campo, perché dare la possibilità di avere strutture in questa maniera è veramente importante. Questo segue l'altro campino libero di calcio che abbiamo inaugurato qualche settimana fa, questo segue quest'altro impianto, questo per dimostrare che l'amministrazione è sempre attenta e presente alle esigenze dei giovani che voglio che rimangano in Suviano e non vadano a girare in altri paesi, non che non devono in altri paesi, però secondo me l'aggregazione deve venire qui in paese, questo è il mio scopo. Marco Cerofolini, assessore del comune di Suviano, ma dovrei dire la passione per il tennis è colui anche che ha fatto sì che questo tennis ritornasse in auge a Suviano. Sì, diciamo che è un percorso che parte da lontano. Io come ex presidente del tennis ho vissuto in prima persona tutto il passaggio, diciamo c'era stato un vuoto a Suviano nel tennis. Io con un gruppo di amici che mi hanno sostenuto abbiamo ripreso in mano l'associazione. Con la vecchia amministrazione abbiamo fatto questo progetto di realizzare 2 campi e oggi finalmente questo progetto che parte da lontano arriva al suo compimento con questa nuova copertura, perché avere tutti i bambini che abbiamo a Suviano alla scuola tennis, che facciamo invidia alle più rinomate scuole di Arezzo, e non avere i campi d'inverno dove poterli mettere e farli giocare veramente era un peccato. Una grande scuola di tennis anche avete creato, no? Ho detto che ci sono tanti bambini, però il fatto che questi bambini addirittura ottengono risultati a livello regionale, certo. Ma anche e soprattutto il gruppo che si forma. Sì, è stato bellissimo. L'anno scorso abbiamo fatto una squadra under 10 che è arrivata alle finali regionali. Diciamo la maggior gratificazione, perché partire dai bambini più piccoli che già ottengono risultati, questo fa sì che quei giocatori, quelli più vecchi come me, pian pianino si può pensare di smettere di fare attività agonistica e pensare ai nostri figli. È un investimento che al Comune di Suviano quanto è venuto a costare? Allora, al Comune di Suviano è venuto a costare circa 70.000 euro, che però erano cofinanziati in parte dalla Regione per 22.000. Anche se la Regione ancora non ce l'ha dati questi 22.000 euro, però insomma ormai sono assegnati, si spera che prima o poi arriveranno. Lorenzo Valdernini, consigliere delegato allo sport, giornata importante perché questa area di Suviano diventa sempre più poliedrica, più disponibile veramente a offrire lo sport di qualunque genere, no? Sì, assolutamente. Come amministrazione ci siamo messi questo obiettivo a inizio mandato di poter far usufruire lo spazio pubblico per far praticare lo sport a 360 gradi e pian pianino ci stiamo riuscendo. Questo diciamo è l'inaugurazione dei campi da tennis coperti, che appunto va a completare quell'iter che avevamo già iniziato nel precedente mandato, e in questo modo si fa usufruire il campo da tennis tutto l'anno grazie appunto alla copertura. Prima i campi da tennis potevano essere soltanto utilizzati durante la stagione cosiddetta buona, e adesso anche d'inverno grazie a questa fantastica copertura possiamo farci entrare le persone e far praticare lo sport. Andiamo avanti in un percorso che è importante di accrescimento personale, di far comprendere quanto l'uno possa essere di aiuto all'altro attraverso lo sport. Sì, assolutamente, e grazie della domanda, perché
Questa giornata viene chiaramente dopo quegli eventi terribili che sono accaduti ieri sera a Parigi e ci siamo domandati appunto con il resto dell'amministrazione se valeva la pena comunque fare una celebrazione, insomma un'inaugurazione così di questa struttura. Dopo un'attenta riflessione abbiamo detto appunto che visto la matrice, quindi la natura dell'attacco di ieri, che è appunto volto ad attaccare proprio il vero senso di libertà dei paesi occidentali, quindi il fatto di potersi aggregare tra le persone, quindi sono stati attaccati i teatri, lo stadio, i ristoranti, quindi dobbiamo ripartire proprio da questi momenti per non farci terrorizzare da questi eventi, per ritrovare il nostro senso di comunità italiana e di poter non estraniarci ma ripartire tutti insieme dal nostro senso di comunità. Un campo per Subbiano che sicuramente non è nuovo, ma è nuova la struttura e questo naturalmente permetterà di poter giocare durante il periodo invernale in modo migliore e soprattutto portare avanti un percorso con tanti ragazzi. Mauro Sacchetti. Ma sicuramente sì, è un evento eccezionale, ringraziamo il comune di Subbiano che si è sentito partecipe della nostra necessità perché l'utenza del tennis possa avere la visibilità e le opportunità che merita, insomma. Però queste opportunità sarebbero state impensabili se non ci fossero stati insegnanti come voi. Cioè alla fine è vero che si possono creare i campi, si possono creare le strutture, ma se non c'è qualcuno che fa arrivare la passione veramente ai più giovani, ma crea anche gruppo in quelli che sono un po' più grandi, non si fa tanto. Ma questo non sta a noi a dirlo, noi cerchiamo di fare il meglio e con passione soprattutto nelle nostre possibilità. Poi dopo, se si va a vedere i numeri, se si va a vedere i risultati che abbiamo ottenuto anche con una struttura non consone a quello che poi poteva essere le nostre necessità, ci rendiamo conto che per esempio l'anno scorso siamo arrivati secondi con i bambini del Pro Manderotto in Toscana, quindi è un risultato incredibile. Abbiamo 70 bambini a scuola, abbiamo altrettanti 70 adulti a corsi collettivi, quindi i numeri sono dalla nostra parte, però noi lavoriamo sodo, cerchiamo di fare questo lavoro con passione perché è quello che secondo me contraddistingue e dà il valore aggiunto al mestiere che facciamo. Associazione Tennis Subbiano ma anche Junior School. E chi ha mandato forse Mauro Sacchetti a Subbiano sei tu. Certo, io intanto darei a Cesare quello che è di Cesare, cioè il lavoro che ha fatto Mauro qui a Subbiano è sicuramente un lavoro dal mio punto di vista eccezionale. Sì, ho creato la Junior Tennis School diversi anni fa e ho convinto Mauro a fare questo lavoro perché lui viene da un altro lavoro. Penso che questa scelta lo stia ripagando anche di quello che lui ha messo in campo e dell'impegno che giornalmente mette in questo lavoro, quindi sono contento che lui è felice nel fare questa cosa e se uno è felice il lavoro sicuramente viene bene. Lui ha creato Junior Tennis School, vuol dire che hai creduto nei bambini. Eh sì, il nome Junior significa proprio bambino, Junior piccolino, quindi la mia attività è stata preponderante per i bambini, però anche gli adulti per noi è una parte importante perché tra l'altro spesso i bambini che vengono a giocare coinvolgono anche i genitori, no? Vedono i bambini che giocano e qualche genitore ci chiede anche di giocare loro stessi, quindi abbiamo creato poi anche una scuola parallela di adulti. Che cosa veramente invoglia in un bambino quando si avvicina la prima volta a questo tennis, a questo campo di terra battuta? Ma io penso che ognuno di noi deve riguardare nel proprio infanzia e capire perché poi uno ha giocato a tennis. Molto spesso ci sono degli eventi anche casuali, io sono nato vicino a un campo da tennis, vedevo giocare gli altri, quindi mi affascinava l'idea di ributtare questa palla di là, di correre, di impegnarsi, di conquistare qualcosa. Ecco, penso che l'aspetto più importante sia quello un po' agonista, cioè un bambino gli piace mettersi in gioco e provare a fare quello che magari vede fare agli altri. Penso che l'aspetto emulativo sia fondamentale. E i bambini arrivano forse perché se ne parla anche a scuola, perché il bambino che si diverte poi lo racconta, quindi lo scrive, ci sono veramente tanti di questi momenti, ma come possono arrivare qui questi bambini, come ci si deve iscrivere, che cosa si deve fare? C'è posto? No, perché è vero che i campi sono tre, però qui 70, oltre 70 bambini sono tanti. Sì, ora c'è posto, anche se oggettivamente la nostra scuola è già a regime per quello che sono i nostri spazi, però ovviamente non è che si crea una struttura e subito si creano i presupposti per renderla
operativa al 100%. Dopo, ora sarà a noi fare un lavoro di reclutamento, di coinvolgimento attraverso le scuole, attraverso il passaparola, attraverso tante altre forme che possano portare i bambini qua a conoscere lo sport nel quale noi cerchiamo di dare il meglio, il valore aggiunto alla nostra professione. Certo che creare, secondo me, una comunità, quindi di bambini contenti, poi a scuola ne parlano, poi però è il segreto sostanziale del reclutamento dei bambini, cioè quando un bambino è contento non può parlare che bene dello sport in cui fa. E quindi il nostro lavoro è rendere il bambino contento e alimentarlo di sempre novità. Fatto questo, probabilmente poi dopo vengono da soli. Visto che lui ha creato il Junior Tennis School, diciamo alle mamme, ma a che età posso portarlo? Perché magari qualcuno ha paura, perché sono piccoli, ancora devono crescere, il fisico si deve formare. No, adesso gli strumenti, gli attrezzi, le palle, la dimensione dei campi sono proporzionati ai bambini anche di 4 anni, quindi già all'età di 4 anni si può cominciare. Infatti Mauro ha una parte chiamata gioco tennis, per cui i bambini di questa età già vengono da noi e cominciano ad assaporare questo sport già da piccolissimi, quindi non ci sono problemi dal punto di vista neanche fisico. Allora, un pomeriggio al tennis a Subiano. Intanto venite a vedere questa struttura che è molto bella. Scoprite tanti bambini, ci possiamo girare con la telecamera, perché io vedo questi qui che arrivano e sono i bambini piccoli, sicuramente sono tutti i vostri bambini, credo, no Mauro? Ah, sì, sicuramente sono i nostri bambini. E poi ci sono anche i bambini più grandi, che sono quelli che sono ormai babbi, no? Che sono più bambinoni qualche volta quando vincono degli altri. Noi abbiamo, nella nostra utenza, abbiamo tantissime famiglie, cioè gioca il babbo, gioca la mamma, gioca il bambino, e questa è una cosa grandissima, perché io vedo che sostanzialmente in giro i genitori si perdono, non riescono a fare sempre delle attività collaterali o in coincidenza ai propri figli. Il tennis invece è una di quelle attività nella quale il genitore può partecipare attivamente alla famiglia, quindi vengono, prendono il campo, facciamo i tornei delle famiglie e quindi coinvolgiamo un po' quello che è l'aggregazione familiare, e anche questo io non lo sottovaluterei. Copertura con un pallone ad aria, diciamo che però oggi siamo nel 2015, quindi sicuramente c'è innovazione e una nuova tecnologia. Sì, questo è un pallone presso statico che però ha in sé molte tecnologie all'avanguardia, che posso dire che oggi nessuno ha nella provincia di Arezzo. Ad esempio questo pallone viene gonfiato da un motore in base all'atmosfera che c'è fuori: se tira più vento gonfia di più, se in caso di caduta neve manda dei messaggi SMS a quelli del consiglio direttivo, anche di notte ci sveglia, ci fa venire a controllare. E poi abbiamo un impianto di illuminazione tutto a LED, e poi un'altra cosa che abbiamo solo noi per il momento è queste due strisce traslucide che sono al centro del campo, che praticamente ti permettono che anche durante il giorno di poter giocare con la luce naturale e non aver sempre l'illuminazione artificiale. Quindi si gioca anche meglio per voi che siete giocatori? Sì, e poi insomma è un ambiente più naturale, giocare con la luce naturale è sempre una sensazione che ti dà come di giocare all'aperto, insomma. Ma che giocatore è a questo punto Marco Cerofoli? Ora questa è una domanda, non la devi chiedere a me, la chiede a qualcun altro qui, perché come si suol dire proverbio, chi si loda si imbroda, però diciamo che il 2015 è stato ricco di soddisfazioni. Facciamo la squadra di tennis degli amministratori comunali, perché Marco Cerofolini si sta qualificando non male con il tennis, che ne dice sindaco? No, allora, se si fa la squadra io posso anche scommettere, anche se non dovrei dirlo, vincente, perché abbiamo un ottimo giocatore. È sempre in finale, sempre fa primi posti. Lui ha una grandissima passione, è il mio vice sindaco, sicché anche lui ovviamente naturalmente amando questo sport in maniera spudorata è ben felice e contento di aver potuto fare un'opera in questa maniera, che è veramente importante. Ripeto, avere tutti questi campi coperti su un paese, io chiamo sempre piccolo ma molto energetico, di Subiano, è veramente una bella cosa. Era anche uno dei punti della nostra campagna elettorale, che avevamo detto, e insomma nel corso di un anno già è un'altra promessa mantenuta. Due per ora.
Sì, per ora siamo due, ma contiamo a breve di arrivare alla terza, anche bella grossa. Presidente dell'Associazione Tennis Subbiano, quindi Martini, soddisfazione per questa giornata? Ora tre campi e naturalmente un impegno in più. Ah, quello sicuramente. Io guarda, ti posso dire che sono molto emozionato oggi, perché sono circa 16 anni che sono dentro al consiglio io. E questa giornata qui oggi, diciamo che con questo impianto l'associazione ha fatto un salto di qualità non indifferente, perché tre campi a disposizione tutto l'arco dell'anno permettono di fare nuovi progetti a livello sia di scuola SAT, che avete visto prima i bambini che abbiamo qua al circolo, e anche per i soci stessi, che quest'anno siamo arrivati a oltre 80 soci, quindi diciamo un volume di gente comprensivo di tessere familiari. Poi dopo il discorso anche è che aspetta, stoppa un attimo. Poi volevo anche aggiungere io il discorso del ringraziamento dovuto all'amministrazione, perché consideriamo che tre anni fa abbiamo fatto proprio l'inaugurazione dei campi. Nessuno pensava che a distanza di tre anni, con la situazione che oggi c'è nel paese, potessimo realizzare questo progetto. Ma so anche che ci sono dei bei risultati da un punto di vista proprio di Associazione Tennis, sia con i bambini di cui ci hanno già parlato i maestri, ma anche con gli adulti. Sì, anche con gli adulti. È recente la finale l'anno scorso di un torneo provinciale di Coppa Torri, che 2013, pardon, che la finale era composta da due squadre della T Subbiano, cosa mai successa, e quindi è stato veramente un evento per tutto il circolo. È stata partecipazione da parte anche del pubblico, è stata una cosa veramente, abbiamo ricevuto complimenti anche dalla federazione, perché mai successo due squadre appartenenti allo stesso circolo. Quindi, sì. E questo naturalmente ci dà lustro con questi impianti a livello provinciale. Ah no, sicuramente, infatti come diceva all'inizio, la disponibilità di campi per tutto l'arco dell'anno adesso ci permetterà di poter organizzare altre squadre a livello di adulti, giocatori, e inoltre permetterà anche alla scuola SAT di poter gestire, avere più spazio per poter gestire i bambini, che sia come numero sia chi magari i maestri riterranno i bambini che saranno particolarmente meritevoli, di poter crescerli all'interno della struttura senza dover purtroppo, come era prima, vederli emigrare, però purtroppo era così. Adesso possono crescere in Lati Subbiano. Buttiamo là una proposta? Portiamo qualche personaggio magari a fare qualche dimostrazione qui in questo nostro circolo, diciamo? Possiamo provarci, sì. Le conoscenze non ci mancano, via. It doesn't have to be this way. Just count the hours. Cause when your bed is made, then baby it's too late. Yeah, there's no hope for a hungry child whose joker is wild. They take all hope away by the end of the day. Well, I just about had enough of the sunshine. Hey, what did I hear you say? Yourselves to blame for playing the game.